La realizzazione del primo stralcio dei nuovi sottoservizi dell'Aquila finisce nel mirino della Procura della Repubblica. Si tratta di una commessa da 40 milioni di euro per 13 chilometri di tunnel nelle principali vie del centro cittadino. Alla fine di novembre i finanzieri del nucleo di polizia tributaria dell'Aquila hanno acquisito all'interno della Gran Sasso Acqua, stazione appaltante, una serie di documenti relativi all'appalto. Anche alle riserve transate in anticipo alla società realizzatrice, asse centrale e anche ai presunti danneggiamenti ad un palazzo del centro. Di più per il momento non è dato sapere. La prima indagine dell'allora PM Stefano Gallo sui sottoservizi fu del 2015 e riguarda un presunto favoritismo, ovviamente tutto da dimostrare, da parte della commissione che ha giudicato i lavori verso Lati, l'associazione temporanea di imprese che ha poi vinto l'appalto. Il 18 gennaio prossimo ci sarà la prima udienza dibattimentale. Davanti al giudice compariranno Danilo Taddei della Taddei, l'ingegnere Aurelio Melaragna, ex direttore della GSA, e due ingegneri, Pieralberto Properzi e Flavio Lombardi, che facevano parte della commissione. Altri tre che erano indagati sono stati assolti o prosciolti. Sulla questione del palazzo danneggiato, Asse Centrale ha sempre negato ogni responsabilità, attribuendo il danno ad un'infiltrazione d'acqua. Una delle aziende, l'Aquilana Soalco, che lavora nella palazzina in questione, ha presentato poi anche un ricorso in tribunale per accertare le vere responsabilità.